centrodestra di poter apportare il proprio apporto per la visione di questa amministrazione. Io sposo in toto quello che hanno detto le persone che mi hanno preceduto, quindi i consiglieri Anna Delle Chiaie ed Emanuela Bruni. La visione della città purtroppo da parte di questa amministrazione è totalmente deludente. Il discorso del commercio è un discorso molto importante per Frascati, commercio e decoro che io metterei insieme, e quindi mi ricollegherei anche alla capacità di questa amministrazione di scendere ogni tanto nelle strade e vedere qual è la situazione sia dei commercianti sia degli stessi cittadini residenti, soprattutto nelle periferie. Abbiamo visto che negli ultimi tempi ci sono state tantissime richieste di decoro, di pulizia, di tutela del verde, sia in città ma soprattutto in periferia. Abbiamo avuto tanti problemi con i famosi cinghiali che ancora brucano, se così si può dire, nelle nostre ville, soprattutto nelle scuole, nei giardini delle scuole. Alcuni sono stati addirittura anche seguiti, attaccati da questi animali, che comunque vanno tutelati, però certamente il cittadino ha necessità di essere in sicurezza sempre, soprattutto i nostri bambini. Per quanto riguarda poi il discorso che ci ha portato qui, e cioè la discussione sui fondi del PNRR, noi dobbiamo partire dal presupposto che i fondi del PNRR sì, è vero che vanno totalmente investiti perché sono stati comunque richiesti, ma ci rendiamo conto che un debito che sarà sulle nostre spalle e sulle spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti addirittura, andavano comunque regolati in maniera oculata. Ci rendiamo conto che i tre progetti che sono stati scelti potevano essere interessanti, perché chiaramente la riqualificazione di un patrimonio comunale è importante, però molto importante anche capire la gestione anche a livello sociale di queste famiglie. Il discorso è molto lungo, chiaramente ci sarà chi parlerà meglio di me a livello tecnico, però sono tre progetti che sicuramente andavano organizzati in un altro modo. E qui vengo a quello che ha detto Anna, la gestione dell'amministrazione è perché le persone non sono competenti su quello per il quale sono state indicate dall'amministrazione. Io ho seguito ultimamente alcune commissioni e sono rimasta veramente basita da un aggettivo che è stato usato da uno degli assessori che ha parlato di intransigenza nei confronti di queste famiglie, che sarebbero soprattutto quelle di Via Felice Ferri, che sarebbero decadute o addirittura avrebbero perso o sarebbero abusive. Io dico, parlare di intransigenza perché c'è necessità di andare ad investire oggi dei fondi mi sembra perlomeno inadeguato, perché lì ci sono famiglie che è vero che 20 anni fa avevano magari perso la loro capacità di stare lì dentro, ma poi gli anni sono passati, le situazioni sono cambiate, e quindi secondo me andava prima ricontrollato chi era residente in quegli appartamenti. La riqualificazione del patrimonio è indubbiamente importante, però va gestito anche pensando al sociale. Non si possono buttare in mezzo alla strada le persone, non si può pensare di spostarli come pacchi postali, e ad oggi mi sembra che la situazione sia ancora questa, cioè non si sa esattamente come dovrà essere svolta questa situazione. Io adesso lascio chiaramente a Mirko la parola, perché lui è molto più tecnico di me, però credo che bisognerà fare una riflessione su come sono stati progettati le capacità per l'investimento dei fondi del PNRR. Speriamo che questa sia la spinta, questa nostra unificazione del centrodestra sia la spinta per creare una capacità di governare alle prossime elezioni,
ci stiamo preparando e da questo ripartiamo. Grazie.